anche con approcci diversi. Doveva venire anche il dottor Cinquini, purtroppo ha avuto un'emergenza, non sappiamo se farà in tempo ad arrivare o se riusciremo a fare un collegamento telefonico. Adesso cominciamo con l'intervento del dottor Giampaolo Grassi, che è forse il ricercatore italiano che ha le maggiori competenze sulle genetiche della cannabis e della canapa industriale anche. Giampaolo Grassi. Grazie. Faccio presente che è facile arrivare primo quando uno corre da solo, per cui è per quello che sono super esperto. Le regole che abbiamo noi in questo momento fanno sì che sia abbastanza complesso mettersi in gioco su questo argomento. Avevamo fatto un'introduzione su quello che è il nostro ente, che è un ente pubblico di ricerca, l'unico che ha recuperato le varietà storiche, ne aggiunte di nuove e detiene un po' tutto il patrimonio della canapa in Italia, per cui se abbiamo poche varietà e non sono il massimo è colpa mia, colpa nostra. No, vabbè, prego. Però è quello che l'Italia ha pensato di fare e di realizzare attraverso appunto questo ente pubblico di ricerca. Avevo fatto vedere da dove si parte, da come si la pianta, com'è varia nelle sue manifestazioni, tipologie, destinazioni, prodotti che è in grado di produrre. Noi sin dall'inizio abbiamo iniziato a raccogliere dei genotipi, delle varietà, degli ecotipi, chiamiamoli come vogliamo, che fossero quanto più vari possibile, in modo da detenere una ampia collezione, un'ampia variabilità genetica, così da poterle combinare, assortire al meglio per ottenere il prodotto più adatto per lo scopo. Qua vedete anche chiaramente si passa da piante molto ramificate basse a piante, questa a destra è la tipica pianta da fibra italiana, la vedete un po' ramificata perché l'abbiamo seminata un metro dall'altra e allora la pianta, avendo aria a disposizione, si allarga, ma se viene seminata fitta come è previsto per produrre canapa industriale, canapa da fibra, fa uno stelo unico e non fa rami laterali. Andiamo avanti. Questa collezione che abbiamo messo insieme, siamo andati oltre i 300 tipi, è composta da una buona parte, circa un terzo di canapa industriale, però, tessile, come lo vogliamo chiamare, un'altra buona parte di ecotipi selvatici, cioè materiali che abbiamo recuperato un po' dappertutto, derivano da collezioni con cui abbiamo avuto degli scambi, e dei materiali da droga, che sono quelli che è più facile recuperare, ovviamente ogni negozio, ogni banca del germoplasma, dei semi, produce tutta questa congerie di varietà, magari molto spesso sono molto simili o hanno tanti nomi di fantasia, ma poi in realtà sono quasi la stessa cosa. Comunque abbiamo avuto modo di mettere insieme queste piante e da qua abbiamo cominciato a selezionare. Andiamo avanti. Si stanca oggi. Questo è l'unico spazio in tutta Italia che viene autorizzata dal Ministero della Salute per vedere la pianta con le radici a terra. È stato nel 2013, il primo anno in cui inizialmente abbiamo lottato per averlo, ma almeno abbiamo visto come si comporta in natura, perché fino ad allora l'abbiamo vista in vaso. Avanti. Ecco, questi sono i nomi delle varietà che noi abbiamo recuperato: Carmagnola, CS, Letta Campana, Fibranova, sono storiche, ci abbiamo aggiunto Asso Fibrante recentemente. Invece le monoiche non esistevano in Italia e se ce n'è qualcuna è perché le ho selezionate io, e di quelle che sono disponibili già registrate c'è la Codimona Carmaleonte. Io avevo provato a informare un po' tutti dicendo che per un fortuito evento sono state concesse non in esclusiva, per cui al costo della registrazione dimezzata le varietà erano disponibili per poterle moltiplicare. Non sappiamo ancora se qualcuno era interessato, se le acquisite, ma le abbiamo offerte con un bando pubblico. Avanti. Ecco, siamo partiti ed è grazie a un
aiuto di un collega molto ben affermato, che lavora per l'unica azienda farmaceutica che produce farmaci a base di canapa, che ho potuto anch'io applicare questa tecnica, che è quella di lavorare esclusivamente con la pianta femminile, facendogli produrre con un trattamento i fiori maschili, così si riesce a procedere molto più velocemente col miglioramento genetico. Avanti. Abbiamo la presunzione di sviluppare questi temi che riguardano appunto l'individuazione di varietà che producono alti livelli di cannabinoidi e altre caratteristiche che vedete sotto, ma devo dire che è un po' velleitario pensare di, visto che lavoro da solo e con l'aiuto magari di qualche studente o un tecnico quando ce l'ho. Avanti. Però chi ha veramente le mani in pasta da diversi anni, più di me, Etienne de Meyer si chiama, nell'ultima pubblicazione che ha fatto, un anno e mezzo fa, due anni fa, è arrivato a questo livello, e cioè l'azienda presso cui lui lavora, che è un'azienda privata che per registrare un farmaco ha investito 120 milioni di sterline, per cui capite che ha delle disponibilità non da poco, è arrivato ad avere delle linee che qua sono indicate come chemotype, cioè chemiotipi, che producono un singolo cannabinoide, per cui il cannabigerolo, la cannabigivirina, il THC, la tetroidrocannabivirina, il CBD, tutte quante le vedete riportate sulla sinistra, identificate con una sigla. BRM sta per Botanical Raw Material, che nel testo sopra è riportato e significa foglie e fiori della pianta. Ogni metro quadro produce fin quasi a 800 grammi, cioè è un po' di più di quello che si usa da noi molto spesso come termine di unità produttiva per metro quadro, che di solito considerando i fiori si arriva a 500, massimo 550, 500 o 600 grammi, ma considerando anche le foglie e il materiale che l'azienda sfrutta si arrivano a 800 grammi per metro quadro, con delle concentrazioni CTOT sta per cannabinoidi totali, che possono essere in questa massa, massa recuperata, fino al 15%. Cioè, se io ho un chilo di materiale, ho 150 grammi solo di THC, oppure 10 di cannabigerol, viridina, o il cannabidiolo arriva al 14,5%, ma questi sono dati reali, non sono quelli pubblicati sulle bustine che vedete di là. Cioè, il materiale è realmente 14,5%. Se noi andiamo a considerare il fiore solo, significa che siamo a dei livelli del 25 e forse passa per cento. E vedete che la purezza, cioè significa che considerando il 100% dei cannabinoidi totali, di questa massa, ad esempio di cannabigerolo ce n'è il 99,9%, cioè è una pianta che produce una molecola. E così vedete la purezza è dell'ordine dell'80%, per cui grammi per metro quadro, grammi di cannabinoidi arrivano fino a 100 grammi per metro quadro. Ora, loro non è che poi purificano all'ennesima potenza al 99,9% il cannabinoide, loro fanno degli estratti e ci tengono a dire che lasciano una parte del fito complesso, cioè dei terpeni, dei cannabinoidi minori, e non vanno a purificare al massimo, come dicevo, proprio perché si sono resi conto, e ormai è notorio, che è molto meglio utilizzare l'insieme della pianta che non la singola molecola. Però per arrivare ad avere dei risultati di performance della coltivazione, della produzione, bisogna avere delle varietà che arrivino a questi livelli. Cioè, capite che in un metro quadro riescono ad ottenere quello che altri con le varietà standard ne devono usare 10 o 20 dei metri quadri, per cui poi il costo finale relativamente si abbassa, perché mi basta meno superficie della serra per avere una quantità analoga di prodotto. Andiamo avanti. Quando io analizzo una di queste piante, questo è un gas cromatografo di una varietà che abbiamo fatto noi, ho solo questo cannabinoide, per cui io riesco a combinare poi, se voglio,
anche i singoli cannabinoidi nei rapporti che intendo utilizzare nel farmaco. Andiamo avanti. Arriviamo alla canapa, perché l'argomento che mi era stato assegnato è la canapa terapeutica in Italia. Il prodotto che viene ora disponibile da un anno e mezzo a questa parte è l'FM2. In realtà la varietà si chiama Cimro. Noi l'abbiamo registrata assieme alle varietà che l'azienda farmaceutica inglese ha registrato a un organismo ufficiale europeo che si chiama CPVO, Community Plant Variety Office, che è un organismo sopra le parti che fa da detentore e conservatore di ogni varietà che si vuole proteggere, nel senso che voglio essere sicuro che nessuno me la rubi, perché come sapete è all'ordine del giorno che uno copi la pianta di un altro, perché non essendoci delle regole precise poi è anche difficile evitare che avvenga questo, perché chi è che va a dire ah ma questa è la varietà mia, no, ma ti sbagli, l'ho fatta io con un'altra varietà. Invece facendo questa registrazione c'è un deposito, una testimonianza, una prova che la mia varietà è là, e quindi qualunque organismo di controllo voglia verificare che io stia utilizzando la mia varietà negli anni va lì e verifica e dice ecco, la confronto, quella che tu hai per le mani è questa ed è corrisponde a quella che tu hai depositato. Al momento ce ne saranno alcune decine. La GW Pharmaceutical, l'azienda farmaceutica più interessata alla Camera, ne avrà 14, 15, 12, non lo so. Bedrocan, l'unico che produce canapa medicinale in Europa, non ne ha neanche una. Perché non ha avuto l'accortezza, cioè o forse si è dimenticato, o forse non ha potuto, perché qualcuno forse sa delle cose, io non le posso dimostrare, non le so, però sta di fatto che c'è una regola, che una varietà quando è nuova può essere depositata, ma loro prima l'hanno commercializzata e l'hanno messa a distribuzione, poi ci hanno pensato dopo di andiamo a registrarla, non si può fare, si registrano solo le cose nuove. Se uno ha già messo in commercio il prodotto, si perde l'originalità, deve rispettare la priorità di aver depositato qualcosa che prima non c'era. Come faccio io ad attestarti, a dire è tua se è già da un anno in giro, commercializzata, usata da altri? Per cui ci vuole questa condizione. E noi fortunatamente l'abbiamo fatto, perché siamo riusciti a portarla fisicamente. Ha fatto 1200 km per andare là, perché ci vuole il permesso del Padre Eterno, il Gesù Cristo e la Madonna, perché non si può muoversi con le piante che contengono il THC liberamente, ci vuole il permesso del Ministero della Salute, il permesso del Ministero olandese per entrare, tutta una serie di cose, però siamo arrivati e l'abbiamo depositato. Avanti. Specifica proprio padre. Questo è lo schema in sintesi di che cosa abbiamo proposto quando ci hanno coinvolti allo stabilimento chimico farmaceutico, cioè di procedere alla moltiplicazione delle piante attraverso la riproduzione vegetativa. È un postulato, è un qualcosa che non si può prescindere nel preparare un farmaco, nel limitare quanto più possibile la variabilità del risultato finale. Per limitare questa variabilità, la moltiplicazione delle piante deve avvenire per via vegetativa, vuol dire preparare una pianta di origine, una pianta madre, prendere tanti frammenti, tanti rametti della stessa pianta e poi metterli a radicare. In 20 giorni questo rametto emette delle radici che poi diventano funzionali, e così ho cloni esattamente identici geneticamente al 100% alla pianta madre, e nel tempo, se io mi conservo sana e vegeta la pianta madre, avrò la possibilità di avere sempre piante tutte identiche, senza il rischio di variare poi nella composizione finale. Dopo 20 giorni prepariamo appunto il cutting o i cloni, come volete chiamarli, e procediamo al trapianto. Il trapianto avviene su un substrato completamente inerte. Molti di voi non ridiranno dicendo ah cavolo, lo vai a mettere sulla lana di roccia perché è una cosa sterile, non gli dai aroma, corpo. Ma questo è sempre per rispettare il postulato richiesto nella preparazione dei farmaci della massima standardizzazione, stabilità. Se io lo metto su un terreno, quale terreno prendo? Il terreno cambia nel tempo, è un qualcosa di vivo, di biologico,
Invece la lana di roccia, che è sterile, è sempre uguale. Allora sono certo che la pianta non riceverà un effetto di variabilità dal substrato e si svilupperà sempre nelle stesse condizioni. Se io do la stessa soluzione nutritiva, cioè un'acqua depurata di qualunque altra sostanza che non conosco, più una dose fissa, stabile e che conosco di elementi nutritivi. E così sono in grado di evitare le interferenze della variabilità naturale che ci può essere nel terreno, in un fertilizzante biologico. Tutti dicono, ah, ma la canapa dovrebbe essere fatta in regime biologico. È un altro scopo, è un altro prodotto poi quello che ottengo. Se io lo dovessi... faccio spesso l'esempio che calza all'argomento. Se io dovessi ottenere un pomodoro che mi piace da insalata, è ovvio che lo faccio nel mio orto, custodendolo come voglio, gli do magari la pollina o il letame dei concimi organici e ottengo un prodotto che organoletticamente è il meglio che io posso ottenere. Però se devo vendere sul mercato perché devo soddisfare un cliente esigente che non vuole che il pomodoro sia diverso, bitorzoluto, con un sapore come fanno gli olandesi, devo farlo su un substrato inerte con una ricetta fissa in modo che tutti i pomodori siano fatti con lo stampino. Il medico, il malato, la cura di un paziente richiede che ciò che io gli do sia la stessa cosa oggi, tra 10 anni, tra 100 anni, tra 1000 anni. Non devo fargli degli scherzi di cambiargli le dosi, le composizioni. Non c'entra se la cosa è buona, è cattiva, se ha un aroma, non ha un aroma. La medicina, chi è che pretende che la cipolgina sia dolce o che piaccia? La cipolgina deve far passare il mal di testa. Poi che contenga dentro la sostanza attiva, la deve sempre contenere, deve essere sempre quella dose, perché se io ne ho bisogno di due, so che con due pastiglie ho il doppio di effetto. Se ne prendo tre, che non si può, penso, non eccedo. So che se io non so esattamente qual è la dose, non metto in condizione il medico di fare bene il suo intervento, il suo lavoro, perché non sa quale strumento sta usando. Andiamo avanti. Ah no, finiamo qua. Dopo il trapianto c'è il cambio del fotoperiodo, cioè devo stimolare la pianta dopo che è cresciuta, che ha fatto massa vegetativa, devo farla fiorire e si riduce il tempo di luminosità del giorno da 18 ore a 12 ore di luce. In questo modo lei percepisce che la stagione sta per finire, è autunno, deve fare la fioritura e parte la fioritura che dura circa 40-60 giorni. Questo è variabile dalla varietà, cioè ogni genotipo può essere più o meno precoce, tardivo, la produzione lo voglio portare un po' più avanti o come voglio per tipo. Poi togliamo la soluzione fertilizzante, diamo solo acqua per, come si dice, togliere l'eccesso di residui, perché ovviamente i puristi si scandalizzano, usate dei fertilizzanti chimici, non li depurate, per cui quando io fumo mi gratta la gola. Ma qua non si tratta di fare un prodotto che sia gradevole al fumo, si tratta di fare un prodotto sano, per cui lavando dall'eccesso dei fertilizzanti noi diciamo è una tecnica notoria di eliminare questi eccessi, poi si lascia andare un pochino senza acqua in modo che sia già predisposta ad asciugarsi e poi la raccogliamo. Avanti. Queste sono delle immagini in quanto tempo, giorni, qua si capisce sulla Y ci sarebbero la percentuale di piantine radicate. Andiamo avanti. 20 giorni sono già radicate. Questa è realmente il contenitore con cui due militari periodicamente vengono a prendere le piantine e se le portano a casa. Noi, consegnato questo materiale, siamo fuori, non sappiamo cosa succede dopo, è segreto di Stato. Avanti. Questa è la mia stanza di crescita, loro ne hanno una molto più moderna, lucida, nuova, però il concetto è lo stesso, banchi, luci artificiali perché devo controllare perfettamente il tempo, l'intensità della luce, controllo l'umidità, volendo anche la concentrazione della CO2, temperatura ovviamente, tutto quanto, in modo che io, indipendentemente dal fatto che sia estate,
primavera, autunno, inverno, io riesca a fare esattamente quel prodotto con quelle caratteristiche e le posso fare più di uno durante l'anno. Mediamente, se uno fosse veramente bravo, ogni 3 mesi fa un ciclo, per cui in un anno fa 4 raccolti. Se uno è fuori, ne fa uno e basta. Per cui ha del costo, perché energeticamente costa molto, perché tutte le luci sono artificiali, consumano moltissimo. Bisogna scaldare e raffreddare in funzione dell'equilibrio che voglio ottenere, però so per certo che quando parto arrivo a un certo momento a quella produzione e così via. Andiamo? Questa è una pianta, noi usiamo proprio questa dimensione qua del vaso, la produzione è circa questa, quelle sono le indicazioni, lana di roccia, intensità della luce circa 250 par. Noi usiamo realmente un'unità di misura che identifica la luce utilizzata dalla pianta, perché molto spesso si dice i watt per metro quadro, i lux. Ogni watt fai un grammo. Cioè tante, purtroppo per la luce, purtroppo io dico, noi ci sono anche i micromoli per metro quadro per secondo, cioè le hanno inventate di tutte, le candele persino per misurare la luce, nel nostro caso usiamo il par, insomma. 27 gradi di massima, 19 minima, la CO2, 30 giorni, 60 giorni, andiamo avanti. Ecco, abbiamo fatto delle verifiche, il fatto di pulire o meno il fiore, cosa comporta? Che se io lascio una parte delle foglie più grandi, ad esempio la 1, è quello che là nel grafico ha l'altezza più bassa, ho una concentrazione nella foglia 1 dell'1% circa. Invece al centro, perché le abbiamo valutate chimicamente con gas cromatografo tutte le foglioline, ho un trend di quel genere, cioè la parte più centrale del fiore reale è la parte più ricca di cannabinoidi. Per cui io devo anche gestire il livello di pulizia, quanto io tolgo delle foglie che stanno attorno al fiore. Avanti. Quello che ti lascio in... l'abbiamo fatto poi anche nel dettaglio rispetto alla posizione del fiore, perché il fiore apicale, quello più esposto, riceve un'intensità luminosa, ha un tempo di maturazione diverso rispetto al secondario o terziario. Avanti. Qua ci sono i valori, come cambiano. La linea orizzontale indica il valore medio di concentrazione dei cannabinoidi in funzione della posizione del fiore apicale, centrale o basale. Per cui capite, quando voi dite, o certi dicono, basterebbe mettere giù un seme, faccio una pianta nel giardino e poi ho la mia medicina. Ma quale medicina poi uso? Perché solo cambiando la posizione del fiore e vado a consumare quello apicale invece che quello basale, ho un cambiamento della concentrazione di 3 punti percentuali. E non è cosa da poco passare dal 15% di cannabinoidi al 13% o cose del genere. Se poi vado a prendere i fiori ancora più bassi, ci sono 5 di percento di differenza tra l'uno e l'altro. Per cui la variabilità e l'assortimento di concentrazione nei fiori è molto variabile. Andiamo? Ecco, qua è messo in grafico come va a seconda del cannabinoidi in percentuale e proporzione di cannabinoidi CBD, THC in funzione del tempo, cioè sotto ci sono il numero dei giorni che io ho allevato la pianta e la curva rosa e blu dà l'indicazione del THC e del CBD in funzione dei giorni che io, su due varietà, quella a sinistra è una varietà che contiene CBD e THC, invece questa è una varietà prevalentemente, abbiamo considerato il CBD come altezza. Ecco, ci sono degli andamenti e a seconda del momento che scelgo per la raccolta io ho delle concentrazioni diverse e ho perciò delle produzioni diverse e dei rapporti diversi tra le sostanze. Andiamo avanti? No, non è proprio vero. A seconda di come pulisco il fiore, se lo pulisco a mano, usando le forbicine, tenendolo il più curato possibile, il fiore avrà delle concentrazioni. Se io uso un device, un trimmer meccanico che mi fa fare il lavoro molto più velocemente, ho poi dei risultati variabili, diversi. Ovviamente la cosa più soft, più delicata, è quella che dà il rendimento poi migliore, il risultato migliore, però costerà anche di più.
Per cui anche nel procedimento che io decido di adottare, e nel caso della canapa medicinale è stato scelto di lavorare a mano, proprio per dare la garanzia di maggior cura nel preparare il farmaco, però questo comporta tempi molto lunghi per la preparazione. Avanti. Beh, sicuramente. Queste tre curve danno l'idea, quella in rosso la concentrazione dei cannabinoidi, quando ha raggiunto un massimo poi tende a calare, però la linea verde dà l'indicazione dell'aumento del peso dei fiori. Se io lascio qua nell'asse delle X poi il numero di giorni che aspetto, a me conviene aspettare anche oltre il concentrazione il blu e il fiore, la quantità totale è il verde. Se io ho una condizione ottimale, ci vorrebbe un segnalatore, ma io devo scegliere non il momento in cui la concentrazione è più alta, ma la combinazione di concentrazione, anche se cala un po', ma di massima produzione dei fiori. Perché se io moltiplico peso di fiori fatti per concentrazione che ha questa massa, alla fine la produzione è diversa, cioè non è associata solo alla concentrazione, è una moltiplicazione tra peso e concentrazione. Avanti. Queste sono come si... cioè se io separo il legno, ovviamente che non ne faccio niente, i fiori e le foglie, quello che viene utilizzato è solo la parte fiore ora come farmaco, ma anche dalle foglie facendo un'estrazione otterrei un concentrato che potrebbe essere usato come farmaco. Metodi di purificazione sono con solventi, con alcol, con tantissimi modi, ma quello che le aziende tendono a più spesso ad utilizzare è quello con la CO2 supercritica, perché è meno impattante, non lascia residui, ricicla il gas e così via. Avanti. Questa è la prima immagine che abbiamo preso nell'unico spazio che era all'epoca disponibile, 2015 ottobre, quando realmente siamo partiti con le prime coltivazioni. Abbiamo dovuto fare un anno di verifiche, e solo dopo, perché se non ottenevano dall'AIFA l'approvazione che il metodo fosse stato quello consolidato, con la garanzia che ripetutamente ottenevamo lo stesso prodotto, se teneva la stessa concentrazione e la stabilità del prodotto, il farmaco non sarebbe stato autorizzato nella produzione. Per cui dopo un anno di lavoro, di cui a fine 2016 è stata avviata la distribuzione. Avanti, credo che abbiamo finito. Ecco qua è quando abbiamo consegnato il primo pacco di 3,5 kg che avevamo fatto noi per sperimentazione, e loro avevano bisogno di fare delle prove di macinazione, di lavorazione e tutto quanto. Grazie per l'attenzione. Bravo! Grazie. No. Grazie. Adesso vorrei dare brevemente, vorrei che vi teneste le domande che avete da fare a Giampaolo Grassi in caldo, spero le abbiate. Do la parola a Simone Fagherazzi, che è medico, sta facendo un percorso di ricerca in Nepal, dove esercita sia la sua professione di medico, diciamo così, tradizionale, e sia sta compiendo ricerche sull'uso terapeutico della cannabis lì in Nepal. Prego Simone, il quale annuncerà anche una breve commemorazione che adesso stiamo per fare, giusto? Quindi fare le preghiere ogni giorno. Sì, allora la commemorazione durante la presentazione, perché è una storia che si imbrica abbastanza. Sì. Vabbè. La devo far prima? No, avevo capito che era urgente la commemorazione, perché altrimenti urgente. Allora facciamo le domande. Giusto, grazie. Giusto perché abbiamo il fratello in pubblico e abbiamo la presidente dei pazienti in pazienti cannabis, perché io scendo giù dal Nepal 10 giorni fa. Però a marzo, precisamente il 7 di marzo, è venuto a mancare in Nepal Alberto Sciolari, che è stato il vicepresidente dei pazienti in pazienti cannabis, che Giampaolo tra l'altro conosceva. Lo conoscevano un pochino tutti, perché lui è stato un po' il primo, tra i primi, mettiamola così, che ha cominciato a lottare per i diritti dei pazienti. Non si è risparmiato niente, perché poi abbiamo condiviso molte storie nell'ultimo mese e mezzo in cui ho avuto l'onore, perché alla fine si tratta di un onore,
di assisterlo fino agli ultimi momenti e lui le ceneri adesso, poi dopo vi racconto una storia, perché in realtà la mia storia si imbrica un po' con la storia di Alberto. Alessio non è potuto venire, il fratello, perché anche lui ha qualche acciacchino di salute e quindi era a casa che si struggeva, e abbiamo colto questo momento, che era il primo momento in cui io venivo in Italia, per ricordare Alberto e tutto quello che ha fatto, anche con il lavoro con i ministeri, le legislazioni regionali, ma soprattutto quando, che era la cosa che mi divertiva di più quando mi raccontava, quando coltivava per 10 anni le piante per i pazienti senza che nessuno gli rompesse le scatole, perché lui aveva le carte in regola. Bravo. C'è la cuccia qui. Dimmi. Volevo, allora, prima del tuo intervento, volevo sapere se qualcuno, se c'è qualche coltivatore anzitutto qui in sala. C'è qualche coltivatore? Qualche coltivatore ha delle domande da fare a Giampaolo Grassi a proposito dell'intervento che ha appena fatto? Quando ce la fanno a produrre pure a noi quella che fanno i finanzieri? Questo non so se Grassi può rispondere. Quando fanno produrre anche voi quella che fanno i militari? I militari, sì, i finanzieri. Se mai ci sarà la possibilità di produrla... No, non sarà presto, immagino, perché non c'è il governo, non hanno deciso, è una decisione politica. La legge l'hanno fatta l'anno scorso, possono, ma non è detto che lo facciano. Sì, sì. Nessuno lo sa. Anche in 5 anni sicuro. Altre domande? Buongiorno, hanno risposto che se tanta gente. Buongiorno, una domanda. Vedo il cane in Svizzera, però nonostante producano per il Farmas, Luigi, che producono in tutta Europa, nelle sue serie in Svizzera usa un substrato controllato, però comunque di terra e non di lana di roccia. Come mai? È un substrato controllato e hanno un prodotto certificato con dei standard qualitativi, però usano la terra. Non ho capito chi è che... Bedrocan, ho visitata in tempo non sospetti nel 2004, poi qualche anno, ho sempre visto su una di roccia. Ora, probabilmente sono sensibili a qualche suggerimento, hanno trovato qualche cosa, però aggiungere una variabilità derivante dalla sostanza organica che uno non lo può definire, la diretta, cioè, Facebook. Una cosa mi sembra controproducente, però se l'hanno fatto lo dici te, guarda, non ho mai provato quando hai iniziato fino all'ultima volta che ci sono fatto la lana di roccia è stato sempre il loro substrato. Bene, altre domande per Giampaolo Grassi? Allora lasciamo la parola. Ce n'è una? Sì? Buongiorno, salve. Una domanda. Sono in procinto di avviare una coltivazione carmagnola selezionata. In più persone mi hanno detto di stare attento, poiché questa pianta, io coltiverò in piena aria, non in serra, tende a sforare il cuscinetto di THC. Che adesso è lo 06. Ecco, volevo avere qualche informazione più grande. La prova la si è avuta anche con la carmagnola, con altre varietà, dove in Germania qualcuno ha preceduto questa tecnica togliendo tutti i maschi, per cui solo le femmine sviluppano e non producendo semi accumulano cannabinoidi, e bene che vada raddoppia il livello del THC, per cui se noi quando la mettiamo fuori, il nostro nucleo, quando la selezioniamo noi, fa 0,12-0,15 di media, non supera mai lo 0,2%. Però poi l'azienda che ha i diritti, e che è Soccanapa, la moltiplica per farne una quantità maggiore, 1, 2, 3 volte. All'ultima arriva sempre allo 0,2, per cui già per il processo di moltiplicazione aumenta. Se poi tu gli togli i maschi, sei sicuro che vai a 0,4-0,5. Io mi auguro, spero che non vada oltre lo 0,6, perché a quel punto se no te la portano via. Però tienilo in conto, perché almeno il raddoppio dei cannabinoidi avviene, perché la pianta, non dedicando risorse, energia ad accumulare, a produrre il seme, si trasforma queste energie, queste sostanze accumulate in cannabinoidi. Per cui è il motivo per cui chi vuole alte concentrazioni nella canapa da droga, cosiddetta ad alto contenuto di THC, toglie tutti i maschi. I semi femminizzati sono stati prodotti per questo,
togliere questo prodotto che non è desiderato, che dà anche fastidio, ma soprattutto impegna la pianta nella sua produzione, fa sì che possa tenere più alto, più basso il contenuto di cambio. Però consideralo matematico che aumenti. Se dirti esattamente maschi, quanto arriverà non sono un indovino. Non eliminare i maschi. Volevo chiedere una cosa. L'attività farmacologica della canapa è dovuta a un unico principio attivo o a un sinergismo di più principi attivi? E poi si possono fare eventualmente preparati tipo spagirici, quintessenze, partendo dalle infiorescenze della canapa? No, sono ambiti che devono al momento essere riservati alle aziende farmaceutiche, perché se poi dopo le vende, le propone con un uso non tecnico, non industriale, o non da collezione, lei non può accampare le proprietà o proporle a chi la consuma così facilmente. L'altra cosa che mi ha chiesto all'inizio era, che io non ho fumato ma ogni tanto perdo il filo. No, questa l'abbiamo detto mille volte, funziona l'insieme, per cui la sinergia che viene tra cannabinoidi e terpeni è decisamente una cosa positiva che va sfruttata e utilizzata nella preparazione. L'ho detto anche nella preparazione che l'azienda farmaceutica fa, anche se ottiene delle piante con 99% di un singolo cannabinoide, non va ad utilizzare solo quel cannabinoide, ma lo combina con altri cannabinoidi, con altri terpeni, con altre molecole. Ci sono i flavonoidi, ci sono tutta una serie di molecole attive, utili, che fanno sì che l'estratto, è il motivo per cui il sintetico Marino, disponibile dall'85, non ha mai ottenuto un gran successo, perché la molecola da sola non è l'ideale. Scusi, una domanda. Beh. Ma con la specie quinola, anche se in tanti maschi, si comporta difficoltà a salire di THC? O sbaglio? Allora, adesso non voglio fare del panico, ma io ho analizzato un centinaio di individui della finola che mi erano arrivati dal Canada. Come dico, ho detto anche altre volte, c'è la finola che viene dalla Germania, la finola che viene dalla Finlandia, la finola che vende Pinco. Quando si dice finola è un nome, ma non è detto che sia sempre la stessa cosa di cui stiamo parlando. E in queste centinaia di piante ho trovato anche, non voglio illudere che sia facile per alcuni, ma ci sono delle piante che producono alti livelli di THC anche. Ma perché adesso che con la finola, anche se sta di massimo, come la carmagnola magari cresce maturamente rispetto alla finola. Dipende quanto tempo lascia lì la pianta, se lascia maturare a lungo il fiore, ci sono tanti fattori, si è consumato molto con il potassio, con il fosforo, non c'è una ricetta, ma non c'è dubbio che togliendo i maschi lei aumenta il livello dei carabinoli. Questa è una regola fissa. Grazie. Grazie Giampaolo Grassi, che adesso ci deve salutare. Grazie, buon viaggio e buon lavoro. Dottor Simone Fagrazzi. Salve, grazie. Salve. Ultimamente è una situazione ricorrente nella mia vita, quella della solitudine, quindi va bene. E allora io ero medico, mi sono laureato sono un medico e mi sono laureato nel 2013 a Padova. Ho fatto una tesi in ginecologia sulla prevenzione, della diagnosi precoce del cancro dell'endometrio. Una cuccia. Era un biomarcatore del sangue e poi per una serie di vicende sono arrivato a conoscere la cannabis. Quando ho cominciato a leggere seriamente la letteratura che c'era disponibile a livello di studi su PubMed come strumento conoscitivo, mi sono reso conto di quello che si è un pochino detto finora, che ho sentito dire ieri, cioè che è l'effetto entourage della pianta che è l'effetto più importante. E andando a leggere le sostanze che ci sono dentro la pianta, mi ero accorto, avevo letto, avevo visto che ce n'erano più di 200-300 di sostanze attive tra cannabinoidi, terpeni, flavonoidi, ce ne sono una marea. Continuare a sentire un po' discorsi di standardizzazione da parte di tutto il mondo della medicina mi suonava un pochino strano, però io ero un
un piccolo studente che era appena uscito dall'università, che si affacciava nel mondo della ricerca, stavo cominciando a fare un po' di ricerca nell'azienda ginecologica dove lavoravo, ho pubblicato qualche articolo su PubMed e dopo ho cominciato a essere curioso sugli argomenti che mi interessavano. Nel mio caso la cannabis, perché ho cominciato a capire se era una cosa che poteva farmi male o se poteva farmi bene, e ho cominciato a studiare. Alla fine dello studio, siccome non mi piace studiare per nulla, ho voluto un po' concretizzare lo studio. Scendiamo alla prossima slide. E nel 2015 mi sono trovato alla conferenza di Praga a discutere e a firmare, come ancora ero a Piura perché era un periodo di crescita, però di che salute quello che poi sono diventato, la IMCPC, che è la International Medical Cannabis Patient Coalition, cioè un qualcosa che veniva fatto per i pazienti, dove un sacco di pazienti di tutta Europa, delle associazioni, si sono riuniti e hanno voluto firmare una dichiarazione da presentare all'ONU, dove gli dicevano: abbiamo diritto di curarci, non riusciamo più ad avere accesso al farmaco. Io ero lì, ho presenziato, i discorsi mi piacevano, ho firmato come supporter, come cofondatore, e c'è il sito. Adesso la collaborazione continua, gli ho fatto qualche traduzione di dei piccoli questionari che stanno facendo. Ho chiamato anche qualche realtà italiana mentre ero a Praga, ma non ho avuto molta risposta, e quindi ho firmato io per quello che poteva valere al momento. Quando sono tornato in Italia, dopo un po', ho cominciato a organizzarmi e a cercare di capire se si poteva fare qualcosa. Ho ricevuto una telefonata dall'Inghilterra, dalla dottoressa Viola Brugnatelli, in cui mi diceva: organizziamo uno studio, proviamo a fare uno studio clinico. Ho detto: perché no? Abbiamo cominciato, e lo studio, che è quello che vedete lì sotto, l'abbiamo presentato alla IACM, l'International Cannabis. Quella associazione lì fa un congresso annuale, noi abbiamo presentato la proposta di studio, ce l'hanno accettata come abstract, e lo studio doveva essere fatto in Spagna sulla sclerosi multipla. E siccome io sono un po' contrario alla standardizzazione cannabinoidi, non cannabinoidi, perché la cosa è molto più complessa di quello che si crede, secondo me, l'avevo voluto fare sulla cannabis cruda, dove ci sono solo cannabinoidi acidi, non c'è assolutamente niente di psicoattività, è un cibo fondamentalmente, quello che deve essere questa pianta, un cibo. E quindi abbiamo presentato questo studio. La polizia in Spagna ha tagliato tutte le piante e questo studio non si è più realizzato. Recentemente Fabio, che era il responsabile delle piante, ha vinto la causa. Quindi in Italia, quando ho provato un po' a sponsorizzare questo studio, mi hanno detto: trovati un'università che ti sponsorizzi. Però io ero in mezzo alle persone che rappresentavano le università. La cosa mi ha fatto un pochino strano e mi ha un pochino deluso, perché non sapevo più a chi chiedere, perché erano i massimi esponenti di questo argomento in Italia con cui avevo a che fare. E quindi ho deciso di, se andiamo alla prossima slide, di provare a dare una nuova interpretazione della pianta di cannabis, cioè unire la mia esperienza personale di consumatore, di utilizzatore, e di unirla nello studio di quello che è anche come noi ci comportiamo, cioè quello che sono le nostre scelte nella vita e come noi decidiamo di direzionare la nostra vita a un certo momento, quando ci accorgiamo che le cose non vanno tanto bene. In specialità non ero contento, venivamo un po' sfruttati, non valeva la pena che stessi in ospedale, perché non sentivo di stare apprendendo abbastanza. Un pochino ero autonomo e ho deciso quindi alla fine, la prossima slide per cortesia, di partire, di lasciare l'Italia e di andare a cercare un po' di capire se da qualche altra parte del mondo, visto che il mondo è molto grande, era possibile fare quello che avevo in mente di fare, cioè un certo tipo di medicina in cui io fossi un po' più libero ad utilizzare non solo la chimica ma anche le piante. A marzo 2016 decido di fare un viaggio per capire un po' cosa mi stava anche succedendo a me stesso, e decido di andare un po' attraverso l'Asia. Arrivo in Nepal e mi innamoro del Nepal fondamentalmente, perché le montagne e le persone e tutto quello che circonda questo paese mi fa innamorare. Dopo un po' di peregrinazione all'interno del Nepal, a novembre 2016 arrivo in un posto che, se mi date la prossima slide, ve lo faccio vedere, che è diventata casa mia. Quella sopra è il villaggio visto dall'alto.
Ci sono un po' di nuvole, però sotto si vedono quelle punte bianche sull'Himalaya e noi siamo sulle pre-Himalaya, sulle colline del Mahabharata, e di fronte abbiamo la collina più alta del Mahabharata. In un posto a 45 km da Kathmandu che si chiama Panuti e che non ho costruito io, ma ha costruito il ragazzo in centro alla foto, che è Sri Nirwan Baba Charli Dasubasi Maharaji, per gli amici Charli. E lui ha cominciato 5 anni fa, dal nulla, con un telo di plastica sopra la testa, ha costruito quello che oggi è una fattoria che si concentra sulla produzione di alberi ad alto valore, tipo noci, pesche di un certo livello, mele di una certa qualità. Abbiamo fatto un albero con 7 varietà di frutti diversi, uno per ogni ramo, e adesso vediamo cosa viene fuori. Ci piace sperimentare un po' con la natura. La prossima... Perché lo fate stare. Però, come io sono anche un tipo molto concreto, quando mi piace fare le cose, non mi piace oziare e aspettare che le cose arrivino, sono di solito proattivo, e quindi, siccome mi era finito il visto in Nepal e dovevo uscire dal paese, sono dovuto tornare in Italia, un passaggio veloce per Barcellona, e poi sono arrivato in Italia, dove mi sono fermato 4-5 mesi e dove ho tentato di realizzare e alla fine realizzato un'idea che mi era venuta proprio al 3 o 4 anni fa, adesso non ricordo, ascoltando una conferenza del dottor Grassi, che era un onore infatti parlarci insieme oggi, perché quando ho assistito alla conferenza di Rovigo, io ho avuto il moto di voler creare un qualcosa che potesse dare un po' più di informazione coerente per quanto riguardasse il mondo della cannabis. Abbiamo quindi creato Tara APS, di cui io sono il presidente umilmente, ma in realtà poi io sono in Nepal e il presidente ufficiale qui in Italia è Franco Casalone, che l'avete sentito parlare questi giorni. L'abbiamo registrata all'Ufficio delle Entrate di Venezia e abbiamo voluto creare questa entità per rispondere a un bisogno delle persone, cioè al bisogno di quello che ricordavamo Alberto prima. Alberto faceva parte dei pazienti impazienti cannabis. Adesso avete sentito questa mattina, la cannabis non ce n'è nelle farmacie, fa fatica a essere reperita, anche se il medico la prescrive il paziente non sa dove andarla a comprare. Ci sono dei problemi logistici, però il paziente, nonostante si trovi di fronte a problemi logistici, non è che aspetta la malattia, il dolore, non aspettano, loro passano e vanno, e quindi in un certo senso il nostro Stato attualmente sta condannando il paziente a stare in uno stato di sofferenza. Io questo non lo potevo tollerare, sono andato via, però siccome le cose, come dicevo, mi piace farle, ho creato questa entità in Italia con cui collaborare, con cui da gestire e con cui dar vita a quelle che sono fondamentalmente le mie idee. E la mia prima idea che abbiamo sviluppato con l'associazione, la prossima slide per cortesia, è stata frutto di una collaborazione che ho avuto con cannabisterapeutica.info per 6 mesi, e che adesso non abbiamo più questo tipo di collaborazione, ma scrivo solo per il giornale una volta ogni 2 mesi. E durante i 6 mesi mi avevano indicato come punto di riferimento per rispondere a delle domande dei pazienti. Le abbiamo raccolto 196 domande, ho elaborato queste domande, ho fatto un piccolo studio di raccolta dati, gliel'ho regalato a cannabisterapeutica.info e loro ce l'hanno sul sito come anche io. E da questo però io ho elaborato un questionario che potesse andare a ricercare dei dati in maniera intelligente per poi andarli a presentare nelle varie sedi di dovere. E quindi con l'associazione, visto che in Italia a livello pratico si può fare molto poco, ci siamo concentrati sulla raccolta dati, e visto che siamo nati da 3 mesi adesso stiamo cominciando a lavorare, e questo è il nostro primo goal per questo primo anno associativo, diciamo, raccogliere un quantitativo concreto di questionari su cui fare un'analisi statistica e quindi uno studio osservazionale, perché poi si può fare anche quello. La prossima. In Nepal invece c'è il proseguo di questa cosa che sto tentando di fare in Italia, cioè sono le braccia quelle che possono fare realmente le cose, perché in Nepal c'è una legislazione molto più morbida, il medico può prescrivere la cannabis, può trattare la cannabis, la pianta cresce naturale un po' dappertutto, non c'è bisogno di coltivarla, cresce nelle rive dei fiumi, cresce nelle rive dei villaggi, non... c'è la legalità per ogni... se hai una mucca puoi avere 10 piante, perché c'è la concezione che loro la possono dare agli animali quando stanno male, quando hanno un po' di mal di pancia, di diarrea, loro possono farlo.
perché le hanno naturali, le hanno da sempre usate, no? Da migliaia di anni. Prima il dottor Grassi stabiliva sì, però ci possono essere delle cose perché la varietà è mia, la varietà è tua. Io credo che la pianta sia qui da molto prima di noi e che non ci sia una possibilità di reclamare la varietà su una pianta. E sì, siamo perfettamente d'accordo. Grazie. Perché la pianta sarebbe l'ideale, cioè quello per cui io poi mi sono spostato in Nepal, perché la vera terapia è una pianta autoctona, una pianta che poi può entrare in armonia con il luogo dove cresce per generazioni e generazioni e generazioni, fino a sviluppare un profilo endocannabinoide armonico, completo, per quel tipo di posto, per quel tipo di luogo, per quel tipo di zona. L'unico posto attualmente nel mondo dove questo succede è ancora l'Himalaya, dove da 5.000 anni è lì perché è difficile raggiungerlo e perché bisogna fare tanti, tanti chilometri a piedi e perché è un terreno un po' impervio. Quindi il Nepal, siccome è anche un paese in via di sviluppo, abbiamo pensato di dargli una mano, implementando questa cosa che adesso mi andrò a spiegare, cercando di proteggere quella che è la loro variante, perché poi è un attimo che le persone che la vedano un pochino lunga nel commercio, e questa cosa sta succedendo molto nel mondo della canapa adesso, che si vede un ampio margine di business su questa cosa, viene trasferita dall'agricoltura alla droga e viene mantenuta nella droga perché così c'è un surplus più alto che si può fare. Se fosse riclassificata come prodotto agricolo, il margine da fare sarebbe molto molto basso, altrimenti gli agricoltori sarebbero tutti contenti, adesso invece fanno molta fatica. In Nepal cosa abbiamo quindi cosa stiamo realizzando? Stiamo realizzando due progetti. Il primo verrà fatto ad ottobre, dal 19 al 31, ed è un corso di formazione proprio per far capire. Abbiamo già un medico polacco che è interessato a venire, e ci sono altri due o tre amici fondatori del Cannabis Club in Spagna, attivisti che lavorano in questo campo, che sono interessati a venire, perché sarà un corso di formazione un po' particolare, adesso ve lo spiego. E mentre l'altro sarà l'altro progetto per cui oggi ufficialmente apre il crowdfunding su GoFundMe, adesso vi dico i riferimenti, sarà un health post, cioè un punto di salute per le persone del mio villaggio che hanno il primo ospedale a un'ora e mezza di macchina, e quindi se succede qualcosa può essere fastidioso, e quindi io mi sono messo un po' nella giungla a cercare di dare l'inizio dell'assistenza sanitaria quantomeno. Se andiamo alla prossima, cominciamo con i due progetti rapidamente. Il corso è basato sulla filosofia che troviamo in India, quella dell'armonia dei cinque elementi che compongono la realtà. E tutta la realtà, da noi al palco, alla mente, a qualsiasi cosa. È una filosofia un po' particolare, un po' lontana dalle nostre concezioni, che però se ci si avvicina ha un suo razionale. E quindi ho voluto prendere questo razionale che io ci ho trovato e riapplicarlo a mio modo alla cannabis. Non è una legge o un qualcosa che va fatto per forza, però mi piaceva dargli questo taglio. E quindi affronteremo i cinque elementi, dove il fuoco sarà la medicina e io cercherò di fare uno stato dell'arte per quanto riguarda la letteratura esistente. Franco, che avete sentito parlare, farà la sua specialità, cioè come si cresce la pianta di canapa, perché Franco l'ha cresciuta per anni e anni in India, e il Nepal è molto simile come ambiente, e adesso lo sta facendo tuttora anche in Italia, con la pianta, con quella con cui può lavorare. L'acqua sarà la dottoressa Tania Re, di cui sono molto onorato perché lei è il mentore scientifico della nostra associazione, e i giorni scorsi ha fatto da moderatrice al professor Meshulam e a tutte le varie conferenze. Il professor Meshulam, per chi non lo conoscesse, è lo scopritore del THC, fondamentalmente quello che ha dato origine un po' a tutta questa storia THC, CBD, cannabinoidi, che ha analizzato per la prima volta il THC. E lei ha una cattedra UNESCO, è psicologa e si occupa di stati alterati, non alterati, stati altri di coscienza, da un punto di vista anche antropologico per quanto riguarda le piante maestre, quelle che interagiscono con la coscienza, quindi psilocibina, le sostanze poi chimiche sono cannabinoidi, psilocibina, LSD, adesso stanno avendo una nuova scoperta di effetti terapeutici in casi molto gravi e su cui non si può fare niente. Però in casi compassionevoli io sono dell'idea che primum non nocere deinde iuvari, cioè se si può togliere il dolore e non fare del male togliendogli il dolore, why not, perché no, perché le persone poi hanno diritto a non soffrire.
Alberto, che è qui tra il pubblico, invece farà tutta l'analisi della situazione socio-economica politica della cannabis, perché abbiamo visto un po' di disinformazioni in questi ultimi 80-100 anni e cercheremo un po' di fare il punto della situazione. Ci sarà quello che vedete sopra, non sono mani sporche, ma sono mani ricche di resina di cannabis estratta nel modo tradizionale, in Nepal si fa ancora e viene chiamata charas. E da lì si stacca dalle mani la resina con il pollice e poi si ha la resina. Non è detto che si debba fumare, io credo che quella sia tra le medicine più importanti che l'essere umano possa utilizzare con i dovuti criteri. Ci sono tante altre vie di somministrazione che non è quella del fumo, che può avere una sua valenza nel quinto elemento, che è quello che vedete in centro e che non c'è ancora insegnante perché sarà una sorpresa pian pianino, che sarà l'elemento etere, cioè come la cannabis può essere integrata nella vita di tutti i giorni e nella vita spirituale, chiamiamola così, perché poi a un certo momento l'utilizzo può anche aprire delle porte della mente che ti fanno fare delle domande a cui hai bisogno di risposta. In alcune parti del mondo queste risposte si possono trovare. Ognuno ha la sua, ognuno sa qual è la sua, quindi non è che il Nepal è la risposta per tutti quanti, però il mondo è grande e in giro per il mondo un po' di risposte ci sono. La prossima. Là, questo è il progetto in dettaglio. Ci sono 13 giorni, partenza 19-31 ottobre, bisogna mandare una lettera di motivazione perché non è uno scherzetto fare queste cose, cioè non è uno scherzo andare per le montagne, cerchiamo gente responsabile che venga a capire cosa stiamo facendo, perché purtroppo questo mondo è ricco anche di gente che tratta questa materia con molta superficialità e noi cerchiamo di fare una piccola scrematura, perché sennò poi diventa pedante e diventa anche difficile la relazione, perché bisogna avere una certa sintonia di pensiero. Faremo un DVD dell'esperienza in modo che ci sia sia il corso disponibile sia un report di quello che facciamo e della condivisione della nostra conoscenza. E in questo progetto verranno date 3 o 5 borse a seconda di quello che riusciamo a sostenere, che adesso devo andare a tornare giù e parlare con le università nepalesi, per i ragazzi e per gli studenti di medicina nepalesi, magari un pochino più disagiati, che vengono già sponsorizzati da qualcuno, per i loro studi medici che sono molto costosi in Nepal. Io vorrei che 3 studenti, cioè mi piacerebbe offrire la possibilità a 3 studenti nepali di venire gratuitamente, perché poi loro potranno essere le persone che iniziano un serio processo di ricerca. Dove lo facciamo questo processo di ricerca? La foto già ve lo anticipa perché quella era in via di costruzione, se potete darmi la prossima. E questo è il secondo progetto, che sarà l'Edpost, dove io tornerò a fare finalmente il mio lavoro, che era quello di ginecologo, perché facevo la specializzazione in ginecologia. E per questo apriamo il crowdfunding oggi e per questo poi sono tornato in Italia, perché abbiamo parlato con le persone giuste per far partire tutto questo in maniera oliata e come si deve, e soprattutto sarà una cosa che sarà fatta in memoria di Alberto, per quello poi prima il memorial volevo temporeggiare un attimino, perché quella casetta che vedete lì sopra è quella che avete visto nella fotografia prima, ancora in via di costruzione, adesso è finita ed è pitturata, ci abbiamo anche il tetto, tra qualche mese ci vado a vivere perché quella sarà la mia nuova casa. Quello che vedete in primo piano invece è l'albero di Rudraksha, che sono questi semi che io porto sempre al collo, sotto il quale è deposto un po' di Alberto, cioè ci sarà una piccola tomba in memoria sua, che adesso ne ho fatta una un po' rudimentale, però la migliorerò, e Alberto sarà nella via di accesso a questo piccolo ospedale come omaggio, perché tutti i pazienti che passeranno davanti al suo albero e lui sarà un pochino a protettore dei pazienti che verranno in quel posto, come lo è stato per tanti anni qui in Italia per molti altri pazienti. Mi sembrava giusto regalargli un po' questa cosa e averlo lì con me di fronte a casa, in modo che ricordarci che abbiamo condiviso un mese e mezzo abbastanza intenso insieme. E dove c'è la freccia, dove c'è la punta della freccia, è proprio la terra che io ho impegnato dando 50.000 rupie in nepalesi per poter costruire questo ospedale. Il villaggio, andate alla prossima per cortesia. Il villaggio è, questa è la piccola tomba di cui vi ho parlato prima,
e l'albero prima, e dove c'è la punta del triangolo, in questo caso invece c'è sotto la punta del triangolo, c'è una pianta di cannabis piccola che abbiamo messo perché Alberto gli piaceva tanto e quindi sicuramente gli fa piacere, però è dietro e non si vede dietro la foto. Questo centro di questo piccolo health post, perché saranno tre stanze, quindi non possiamo chiamarlo ospedale, però un punto di salute, è stato progettato da Enrico Caiolo, che è anche lui nel pubblico, e che ci siamo conosciuti in Nepal, e lui si è laureato con una tesi di, a base dell'integrazione di materiali compositi a base di calce canapa nell'edilizia nepalese, ed era lì a fare le sue ricerche per la tesi quando ci siamo conosciuti. E infatti l'ospedale sorgerà in calce canapa per essere coerenti con la filosofia, e al centro della struttura triangolare che vedete ci sarà un soffitto trasparente, avremo un punto in cui l'ospedale sarà connesso con la terra, e lì ogni anno, secondo il ciclo naturale di madre natura, cresceranno delle piante di cannabis, come è giusto che sia. E, la prossima, per cortesia. Queste sono le strutture del post con il progetto fatto appunto da Enrico, in cui avremo un ambulatorio dove potrò ricevere le persone che non è che devono curarsi per forza con la cannabis, ma ci sono tante malattie nel mondo, no? Quindi avere un medico come punto di riferimento può sempre far comodo, e quindi un ambulatorio che sarà libero, aperto 24 ore su 24 senza problemi, e io sono sempre reperibile, non si smette mai di lavorare, e dove potrò visitare la gente. Un laboratorio dove potremmo fare dei piccoli interventi chirurgici, perché lì si fanno molti lavori di campo e quindi ci sta che uno si taglia un po' di punti da dare, un po' di pulizie di ferite, si possono fare in quell'ambiente lì. E scopo principale del crowdfunding, per cui vi chiediamo di darci una mano se il progetto vi interessa, è che compreremo una macchina ecografica portatile con cui io poi potrò seguire anche le gravidanze di queste signore e fargli i controlli primo, secondo, terzo trimestre e poi mandarle in ospedale a partorire come facevo qualche anno fa. La prossima, che dovremmo essere alla fine, poi vi lascio tutte le domande. Sì, è due anni che vivo in Nepal ed è un po' che ci penso a fare questa scelta di vita. Sto facendo una scelta di vita che implica il fatto di dover fare semplicemente delle cose per gli altri senza troppo chiedermi per qual è il mio ritorno. Quindi invece di chiedere 200 euro a visita, io di solito le mie visite da 2 anni le faccio gratis. Faccio questi progetti con cui si possono fare delle donazioni, con cui si può dare uno scopo al soldo che mi si dà. In Nepal faremo una cosa diversa, perché non è giusto dare le cose anche gratuitamente, perché sennò la gente le svalorizza, e quindi ci sarà un sistema che io metterò fuori ciò che mi serve a casa, perché bisogni ce n'è sempre, patate, riso, verdure, quello che è, finché non sono sostenibile, e le persone potranno pagare con quello, perché tanto lì non è ricco nessuno e siamo tutti molto, molto basilari per quanto riguarda il lato economico. Il sito dove abbiamo aperto la campagna di crowdfunding è GoFundMe. E avevo già aperto un'altra campagna l'anno scorso per tornare in Italia. Le cose sono sempre più complicate del previsto, però io non mi dimentico mai dei debiti che ho con le persone, mi segno tutto nella mia agendina nera e prima o poi arriva il momento di ripagare, quindi le 14 persone che avevano donato la scorsa campagna riceveranno la reward del crowdfunding alla fine di questa campagna, perché sono riuscito a creare anche il sistema di spedizione delle reward. L'ultima. I limiti sono soltanto delle illusioni spesso, no? Questa è una cosa che mi ha insegnato Alberto. Quello lì si chiama Lago Gosaikunda, dove io sono andato con lo zaino e con il mio cane a portare le ceneri di Alberto. L'abbiamo cremato a Soyambu, che è un tempio buddista a Kathmandu. Poi con l'urna delle ceneri ho fatto 5 giorni di cammino, quel lago è a 4200 metri e la tradizione induista vuole che il dio Shiva, cioè che è il dio che utilizza, prendetela come storia, non è che è la religione questa, ma è una storia di uno che si chiamava Shiva e che utilizzava la cannabis per meditazione. Ad un certo momento Shiva ha dovuto un po' prendere tutti i veleni del mondo dentro di sé, perché il mondo stava andando un po' in casino, e dopo, stanco di questa cosa, gli era venuta la gola blu ed è andato a riposarsi in questo lago qui.
Io spero che Alberto, alla fine del mese un po' e mezzo travagliato che abbiamo vissuto insieme, possa trovare riposo e da di là darci una mano come ha sempre fatto. Grazie. Grazie, grazie signora, grazie. Qualcuno ha qualche domanda per Simone? Volevo come trovare un metodo per spiegare tipo ai nostri genitori o ai nostri zii che la cannabis non sia un'anticamera dell'eroina o altre droghe pesanti. Fortunatamente la risposta è molto semplice ed è non aver paura di viverlo, perché io ho avuto lo stesso problema con mia mamma e mio papà, però semplicemente ho anteposto il mio benessere mentale e fisico al pregiudizio della gente. A volte è difficile, però se si ha la forza di continuare a vivere quello in cui si crede, poi le persone cambiano idea da sole, perché non c'è modo di convincerle, questo ho scoperto. E quello, la ringrazio del consiglio, è quello che sto facendo in questo preciso momento e lei mi ha dato un grande incoraggiamento a farlo. Continua perché è la strada giusta, grazie a te. Grazie. Volevo chiedere, perché chiaramente tu hai scelto un luogo che è un luogo particolare, dove l'uso della cannabis è sempre stato, diciamo, in relazione ad un certo tipo di tradizione spirituale. Per cui in questi seminari che poi, se ho capito bene, voi organizzerete, in cui diciamo... Uno intanto, cerchiamo con uno, certo. Poi vediamo come va. Partite con uno, ecco. In questo seminario voi introdurrete, diciamo, metterete anche le persone in qualche modo a contatto con questa tradizione, diciamo, spirituale, tra virgolette? Il ragazzo con cui vivo è un baba a tutti gli effetti, quindi... Questa tradizione spirituale la vive nella sua vita da 6-7 anni. Sì. Ci sarà un altro ragazzo italiano, probabilmente, non lo so perché glielo devo ancora chiedere e quindi devo ancora avere modo di parlarci, che vive questa scelta e questa spiritualità, se vuoi chiamarla così, da più di 10 anni e adesso vive a Ibiza e ha un posto simile al nostro. Ed è dello stesso lineage di questa persona spirituale, di questo mio amico che si chiama Charlie. Nel caso, siccome abbiamo dei momenti in cui siamo un pochino più rilassati, a 20 minuti da dove ci sarà la prima parte del corso, che sarà in fattoria a Panunti, dove vivo io, c'è un tempio induista che si chiama Tempio di Gorakhnath, di cui siamo molto amici, nel senso vengono da noi andiamo da loro molto, molto frequentemente e si può fare senz'altro una visita di là per avere un contatto ancora più vicino di questa realtà, perché lì poi sono proprio nepalesi, lì sono baba nepalesi, che questo tempio era un po' andato in disuso, però adesso l'hanno ripreso da un annetto e quindi sta ritornando, quindi sì, c'è anche questa realtà. Volevo chiedere solo una cosa, però dal tuo punto di vista di medico e anche di ricercatore in un senso un po' più ampio, quanto è importante che diciamo anche la fruizione, l'assunzione della cannabis sia in qualche modo anche affiancata da un processo di meditazione, di conoscenza, diciamo, fondamentale. Secondo te anche per la riuscita della cura è fondamentale, cioè fondamentale. Pensare comunque anche che gli ospedali somministrino cannabis, però come se si assume la cannabis, come se si assumesse qualsiasi altro farmaco, probabilmente non avrebbe comunque effetto. Assolutamente, okay. Uno dei motivi base per cui poi io sono andato di là. Secondo me non ha, la cannabis apre un discorso molto più ampio, sì, che non è limitabile alla prescrizione di 15 mg di THC. Ecco, siamo d'accordo su questo. Sì, grazie, sì. Ti ringrazio molto. Ecco, ma a questo proposito,
Sì, grazie. Un attimo solo, volevo però che tu, se puoi farci qualche esempio di condizioni che adesso, negli ultimi mesi, in Nepal hai avuto modo di trattare o di veder trattare lì con la cannabis. Allora, e cioè, anche con quale forma di somministrazione? Allora, con la cannabis adesso io sono un po' nella questione, cioè come qui, no? Sto cercando di collaborare con il governo, però è sempre un dialogo, perché la legge è possibile averla, nel mio villaggio posso fare le cose. Ho messo in terapia 17 persone con la cannabis cruda, cercando di fargliela mangiare dalle foglie del villaggio, che era un po' quello che volevo fare all'inizio. Solo 2 persone su 17 hanno fatto una compliance corretta della terapia, perché poi io non è che potevo stare in villaggio tutto il mese, quindi sono tornato un mese dopo a vedere. Foglie? No, no, certo, certo. Non fiori, foglie? Foglie, foglie. Foglie pestate, l'errore che ho fatto sarebbe, lo diceva anche ieri Franco, la foglia integra e il fiore integro senza pestarlo, c'ha questi cistoliti che possono dare fastidio un po' allo stomaco, un po' alla bocca, benissimo, quindi meglio fare un frullato, meglio fare un estratto, lì essendo molto rurale il contesto mi sono adattato con quello che avevo, col pestello e quello che era. Le 2 signore che hanno fatto la terapia tutti i giorni con il quantitativo 25 foglie, le avevo dato la mattina, 25 foglie la sera, adesso non ricordo perché avevo fatto sulla persona, gli erano passati i dolori infiammatori alle ginocchia, perché loro lavorano molto i campi e quindi hanno una serie di problemi cronici che loro ogni tanto si prendono una tachipirina o un antinfiammatorio quando hanno i soldi per comprarsela, oppure sopportano il male. Dopo che sono tornato, la signora mi ha detto che ha avuto molti meno dolori durante il mese, entrambe, una un po' più giovane e una un po' più vecchia. Questo quando funziona. Quando non funziona, ho avuto un bambino epilettico che ho visto fare 2 o 3 crisi epilettiche davanti a me. Abbiamo provato con l'olio di cannabis, seguendo la metodica che non avevo ancora parlato a lungo con Franco, quindi ho sbagliato la metodica di estrazione e l'ho fatto come in farmacia, e quindi la concentrazione è venuta molto bassa, perché è recentemente uscito anche uno studio che dimostra che negli oli fatti da Bedrocan c'è solo lo 0,18% di THC, e hanno detto che l'estrazione bisogna un po' migliorare la questione. Io avevo fatto quel tipo di estrazione, il bambino non aveva avuto risultati, era andato a Kathmandu, gli avevano fatto tutti gli esami possibili, immaginabili, TAC, risonanza, eccetera, non veniva fuori niente. Hanno provato gli antiepilettici, non ha funzionato neanche l'antiepilettico, è andato dallo sciamano del villaggio, gli ha detto che aveva 7 fantasmi intorno, gli ha fatto le sue pratiche, però da allora il bambino non ha più crisi. La realtà è molto particolare. No? Sì. Buonasera. Io sono d'accordo con la ragazza che ha parlato prima, cioè di inquadrare il trattamento con la cannabis in modo ampio, quindi andando anche sul spirituale. Però come medico ospedaliero invece necessito di molta tecnica. Cioè, se noi vogliamo portare avanti un discorso sulla cannabis terapeutica in Italia, noi dobbiamo, siamo dentro un sistema, se lo vogliamo portare alla massa, e dobbiamo cercare di portare dentro questo sistema che è molto rigido dei dati. Certo, quindi, puoi usare uno spettrometro di massa che ti dà tutto lo spettro dei cannabinoidi, no, e no, fare una comparazione con i sintomi, no? Cioè, easy, easy. Il no, punto è che non viene fatto perché è complesso, costoso, e non ci interessa farlo, preferiamo fare THC e CBD e fine. E limitarci al fatto di dire ok, così siamo sicuri e ci scarichiamo la responsabilità dal punto di vista medico-legale. Quello che diceva prima il dottor Grassi, non è una mancanza di standardizzazione, è una mancanza di tempo che abbiamo, perché se sei medico ospedaliero lo sai molto meglio di me, non abbiamo tempo di parlare con il paziente, e la cannabis è una cura che richiede tempo, perché è una cura che è complessa, perché nel paziente si scatenano delle reazioni che sono emotive, che sono di giramenti proprio fisiche anche, e tutto con una situazione strana che lui non ha mai provato, perché è figlia del pregiudizio, figlia dell'effettiva azione del sistema endocannabinoide. E io sono d'accordo che per portare la cosa alle masse, però bisognerà anche essere onesti con le masse, se no non si fa altro che un altro processo di indirizzamento delle masse. Essere onesti vuol dire ci sono 400 sostanze, stavamo a un congresso sulle medicine
psichedeliche in cui c'erano dei modelli matematici che mettevano a confronto 20 variabili da una parte e 30 variabili da un'altra parte. Quel modello matematico può essere utilizzato per studiare nella clinica l'interazione tra il sistema endocannabinoide e le piante di cannabis che abbiamo, ma non mi serve avere il Bedrocan, mi serve avere il paziente che si fa la sua pianta, che mi porta ad analizzare la sua pianta. E l'altro giorno parlavo con un ragazzo che in Spagna fanno delle analisi a tappeto sulle persone che portano le analisi da loro e hanno dei qualitativi standard a livello laboratoristico, perché lo fanno di professione come associazione e cercano di comprare i macchinari che sono adatti. C'è una autoresponsabilizzazione del paziente che è su quella che noi dovremmo puntare per cercare di far passare le cose alle masse, perché altrimenti siamo semplicemente il gioco del medico che vuole imporci sul paziente. In questo caso purtroppo dobbiamo accettare che il paziente abbia più ragione di noi. No, ma questo va benissimo. Però volevo da te, visto che tu sei molto esperto sull'argomento, un'indicazione per esempio delle patologie che tu tratti o che hai trattato o che sai che si possono trattare, per esempio più col CBD piuttosto che col THC. Circa 10 anni fa all'Istituto di Farmacologia dell'Università degli Studi di Milano è stato pubblicato un lavoro in cui sono stati incubati dei neuroni malati di glioblastoma, che è il cancro maligno del cervello più cattivo che c'è. La percentuale di sopravvivenza a 5 anni è 0, la percentuale di sopravvivenza a un anno è bassissima. Ma delle cellule o del tumore in clinica? No, loro hanno fatto uno studio di laboratorio, era di farmacologia, hanno preso i neuroni di glioblastoma e li hanno messi in un mezzo contenente CBD, loro l'hanno fatto col CBD. Poi hanno preso nello stesso mezzo, hanno messo neuroni sani. Il risultato dell'esperimento, così come è pubblicato, dice che i neuroni glioblastoma sono morti tutti, lasciando assolutamente indenni i neuroni. Io quando ho letto questo lavoro sono svenuta. Io sono svenuto proprio allora, quando poi ho provato a mettere il THC direttamente nella teca cranica dei topini, no? Al 99% Guzman gli metteva dentro il THC nei topini per vedere se potevamo avere un'arma utile contro il glioblastoma mettendo alte concentrazioni di cannabinoidi direttamente in situ nel tumore piuttosto di accettare che il paziente possa prenderlo per bocca ad alti dosaggi. È questo che io faccio fatica a comprendere della scienza. Sì, però in ogni caso, considerando la mortalità della malattia, la sofferenza, perché poi alla fine uno arriva alle cose, io sono arrivata alle cose perché ho perso 2 amiche tra i 48 e i 54 anni di questa malattia, una in 9 mesi e una in 8 mesi. Ed è stato il fidanzato, il compagno della seconda, che ha fatto lui una ricerca su internet. Dopo aver completato questa ricerca su internet mi ha contattato, io sapevo già dei potenziali, diciamo, terapeutici della cannabis, ma non sapevo di questa cosa. E la cosa che mi ha impressionato di più è che ho parlato con un neurochirurgo, ho parlato con due neurologi della cosa, allora non solo non erano a conoscenza, ma considerando che trattano dei pazienti che muoiono tutti, non hanno dimostrato alcuna volontà, interesse a... Ecco, questa cosa per me... Io colgo la palla al balzo perché poi... Grazie. Prego, colgo la palla al balzo per ampliare anche questo tuo discorso, perché io il motivo per cui ho iniziato a ricercare sulla cannabis è perché, non l'avevo detto prima, però anche la mia ragazza è morta di cancro, aveva un melanoma quando aveva 27 anni e io questa cosa qui l'ho scoperta perché c'è la via BRAF inibitore che eravamo andati a cercare in America per fare uno studio chimico, uno studio sperimentale per cercare di bloccare la malattia, perché anche quella a 5 anni ha un 95% di mortalità. Eravamo andati a cercare il BRAF inibitore e quella stessa via molecolare è già dimostrato essere inibita dalla cannabis. Però nessuno me l'aveva detto ed ero all'università. E io le ho provate dal santone che vedeva la Madonna allo studio clinico sperimentale negli Stati Uniti. E però se non me lo dice l'università poi io mi fastidisco, no? Se poi capisco che c'era una possibilità. Hai due vie, no? Tu ne hai scelta una,
le vie poi dipendono, insomma. Ma io sono arrivato troppo tardi. Sì. Ho aperto dopo. Ok. Poi ho cominciato a dire che se io non avevo avuto questa possibilità, gli altri dovevano per forza averla. Esatto, però quello che volevo dire, poi non si sa bene ognuno di noi cosa, perché qua, però evidentemente tu da questa esperienza poi, non so, sei finito in Nepal. Io al momento, con la mia esperienza, però sono ancora qua dentro l'ospedale. Allora... Stimo tantissimo, davvero. Allora, e beh, comunque il mio fegato coronario non so come stanno per le lotte che fai impari ogni giorno, però la domanda è questa. Secondo te, cioè nel tuo percorso, c'è adesso in Italia o comunque delle persone che tu hai conosciuto una volontà di rendere questa cosa, cioè cominciare a dire, ma scusa, se abbiamo legalizzato la chemioterapia perché comunque in qualche caso funziona, non si capisce perché di fronte a uno studio farmacologico del genere nessuno abbia detto, beh, proviamo a trattare il glioblastoma con la cannabis. Non c'è nessuna volontà, ed è per quello che l'associazione nostra ha come motto che la compassione è la base della moralità, perché in questi casi, tipo quelli che stai descrivendo tu, bisognerebbe provarle di tutte, però nessuno lo vuole fare e quindi o si sta a guardare e ci si lamenta oppure si tenta di fare qualcosa con i mezzi che si hanno. Noi abbiamo provato per la seconda. Grazie. C'è almeno un paese in cui però stanno tentando sperimentalmente la cannabis in caso di tumori. In Israele lo stanno facendo. Israele, Stati Uniti lo stanno facendo, sì, però deve essere la cannabis. Studi clinici su soggetti, certo, terminali. A tappeto li stanno facendo, perché poi, come diceva il dottor Grassi, poi questa qua rimane materia di medicazione farmaceutica e ci chiedo che lo stanno facendo. Volevo farti una domanda. Sulle varie patologie che sono contemplate tuttora per la cura con la cannabis, vedo, è un elenco fatto un po' a caso o c'è uno studio? No, quello che hanno detto in governo, le indicazioni del Ministro della Salute sono indicazioni perfette, cioè nel senso è vero, è dimostrabile, e sono anche le indicazioni più robuste, cioè quelle su cui c'è il più letteratura possibile, tanto che loro sono abbastanza sicuri da dirti che quello è indicato. Poi c'è tutta una serie di indicazioni per cui loro non si sentono di dirti che è indicato, però ti dicono potrebbe avere un senso, e in altre indicazioni in cui ancora adesso ti dicono non c'è un senso, sebbene se tu guardi il problema dal punto di vista non burocratico ma dal punto di vista fisiologico, cioè cercando di capire come funziona la malattia, un senso ce l'avrebbero. Quindi hai tutti e tre gli stadi di raccomandazioni, quelle che vengono promulgate dal ministro Lorenzin nel decreto, è come se avessero un filtro molto stretto sulla veridicità della cosa, però sono assolutamente in funzione, in quelle case poi quello che funziona di più. Grazie. Il ministero ha iniziato qualche anno fa una sperimentazione sull'uso della cannabis medica. C'è un foglio che raccoglie le informazioni naturalmente anonimizzate dei pazienti, in cui si descrive il tipo di trattamento che viene dato, qual è l'indicazione medica specifica, e poi vi è una sorta di storia, come è andata, se è stato necessario cambiare la tipologia di cannabinoide, se è stato necessario interromperlo e per quale motivo. Sono schede che poi vanno trasmesse al Ministero ed è una forma di informazione. Io credo che bisogna tenere una linea molto 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 chiara. Ad esempio Nature, che è una delle maggiori riviste scientifiche, ha pubblicato circa un anno e mezzo fa un Outlook, cioè un numero dedicato solamente alla riscoperta della cannabis per uso medico. Naturalmente Israele fa la parte principale all'interno di questa descrizione di come si è recuperata la cannabis medica, perché in Israele, l'aveva già detto Grassi, vi è un sistema di verifica a priori dell'indicazione, nel senso il gruppo che somministra al paziente la cannabis ha le conoscenze scientifiche atte a verificare l'eventuale indicazione, gli eventi avversi e soprattutto l'efficacia del trattamento. L'evento avverso della cannabis è il massimo che dormi. Ci sono degli eventi avversi importanti, perché i pazienti sono molto complessi, hanno magari dei disturbi sindromici, per cui non c'è solo una malattia, ad esempio neurologica,
ma vi è un disturbo del comportamento, un disturbo psichiatrico, quindi una sindrome neuropsichiatrica. Oppure vi sono delle sindromi in cui vi sono dei sintomi, però che appartengono a coinvolgimenti multisistemici, per cui è bene avere un monitoraggio degli eventi avversi e degli effetti collaterali. Questo lo richiede la buona pratica medica, ma soprattutto la necessità di raccogliere i dati. In uno dei capitoli di questo Outlook, dedicato di moltissime pagine, sono circa 90 pagine, dedicato alla cannabis, e anche sempre proprio firmato da Mashula, l'esperienza israeliana, che dice sostanzialmente: abbiamo ripreso una terapia che si usava già in tempi biblici, adesso abbiamo gli strumenti della scienza, la scienza ci permette di standardizzare le indicazioni, la libertà di terapia deriva dall'interazione tra il medico e il paziente, ma adesso si è aperta una enorme finestra di tipo possibilità di cura, perché dobbiamo abbandonare quelli che sono i pregiudizi, come ha detto lei prima. Ma abbandonare i pregiudizi significa rifondare dal punto di vista scientifico una materia che è stata, tra virgolette, abbandonata a causa di leggi che sono state applicate perché c'era la necessità di bloccare l'alcolismo, la droga, ai tempi del proibizionismo americano, perché dalla deriva tutto un po' il macello. Non stanno funzionando perché c'è ancora il pregiudizio. Per cui il pregiudizio nella civiltà occidentale si risolve con la discussione scientifica, etica e politica. Per cui, voglio dire, i risultati vanno per forza di cose standardizzate, perché se si deve pensare ad una discussione su un tavolo tecnico, ad esempio il Ministero della Salute, produttori, bisogna fornire dei dati univoci, bisogna utilizzare le conoscenze che abbiamo, ad esempio che già il dottor Grassi diceva, esistono delle piante placebo, delle piante che producono CBD, THC o combinazioni varie, che ci permettono di verificare la cifra. Ma in realtà non ce lo permettono proprio per niente, no? È quello il mio punto. Perché se si fa una ricerca in PubMed, che è una piattaforma del Congresso americano, sull'uso della cannabis, vi è una sorta di grafico esplosivo negli ultimi 7 anni, 8 anni delle ricerche sulla cannabis. Moltissime sono anche italiane. Moltissimi case report sono anche italiani, è stato possibile pubblicarli perché comunque nei comitati etici si è chiesto delle varie istituzioni, si è avuta la possibilità di sperimentare. Il problema grosso che rimane adesso è che limita tantissimo l'estensione della cura e che la maggior parte dei pazienti se la devono pagare loro. Sono terapie molto costose e sono terapie molto difficili. Guarda che se te la paghi tu e te la fai nel giardino di casa, questo veramente. Sì, però se sei un medico devi avere una standardizzazione, non puoi permetterti. Una standardizzazione del mio paziente è sempre lo stesso. No. E usa la pianta diversa, no, però. Certo, non certo, vedo la, però non vedo dovresti problema, avere, no? Dovresti telefonare all'Università di Pavia ogni pomeriggio per chiedere di mandarti dopo 2 giorni la cromatografia. Perché tu dai un'indicazione su quello che è il medical tutorial, che è sostanzialmente la descrizione del tuo genere medico. Certo, ma io questo purtroppo posso prescrivere una pianta? Sì, tu prescrivi un farmaco, perché no, non sei... Una pianta è diverso? Lo so, purtroppo in Italia sei ancora un medico e devi prescrivere il farmaco, o comunque devi prescrivere il principio attivo e devi... In realtà ci sono molti colleghi che prescrivono molti rimedi tra le piante, molti rimedi ayurvedici, ci sono medici comunque che fanno dei corsi di formazione, cioè non vedo perché un medico deve essere considerato un medico se usa le piante. No, sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo che dobbiamo avere l'opportunità di dimostrare la nostra necessità di curare i pazienti con i cannabinoidi fornendo dei dati scientifici. Nel mio questionario ci sono i punteggi da 1 a 9 proprio per questo motivo. Mi spiego meglio, la collega ha parlato molto bene di una malattia specifica, che è una malattia terribile, che rientra nei trattamenti possibili con la cannabis, perché uno dei punti della scheda di raccolta dati e di giustifica del ministeriale dice che il trattamento non è possibile, quindi è una malattia refrattaria ai trattamenti utilizzati.
questi ti propongono la chemio prima, no? Perché prima, quando hai un glioblastoma del genere, sì, prima ti propongono il cisplatino, poi quando hai finito di fare il cisplatino, certo, che non hai più capelli e stai per andare dall'altra parte, ti dicono adesso puoi usarla la canna. Sì, certo, d'accordissimo, d'accordissimo. È prevista dalla scheda di raccolta dei dati. Esatto, ma se c'è da prescrivere Petro Canfloss 22% pur di dare al mio paziente una possibilità di accedere alla cannabis terapeutica. Io le mie ricette le faccio con il mio schedario che ho nel mio computer, con le ricette anonime, e le direttive del Ministero vengono tutte seguite. Non gli dico al Ministero che cosa prescrivo, perché tanto credo. Sulla esperienza personale del lavoro, dei dati del Ministero, è una fatica che poi viene buttata via, perché quei dati, vorrò vedere il report del Ministero, non lo so se uscirà faremo mai festa insieme, volentierissimo. Non lo so se uscirà mai, però io penso che in Italia migliaia di medici stiano facendo la stessa cosa, e infatti è anche uno dei motivi per cui la cannabis medica, quella che i pazienti acquistano in farmacia, non c'è più. Quindi semplicemente io credo che è un lavoro che, a parte che non è sprecato perché rimane traccia, viene inviato al Ministero. Però io credo che siano semplicemente gli strumenti che sono poco adatti, perché in Emilia Romagna per esempio hanno un sistema che è il sole, che funziona abbastanza bene. Sì, certo, in Emilia Romagna ci sono pazienti in Emilia Romagna che ricevono il rimborso da parte di ASL singole per il singolo impegno di amministratori di ASL. Tutto il resto dell'Italia non succede. Però se vogliamo dare una spinta in più e avere l'esempio di Israele, cioè bisogna fornire dei dati scientifici. Certo, ma i dati scientifici vanno raccolti e creati, no? E siamo tutti a chiedergli questi dati scientifici. Però quando io sono andato a chiedere al GOTO dell'università di realizzarli questi dati scientifici, mi hanno chiesto di trovare un'università. No, io penso. È successo proprio così, te lo assicuro, ci sono rimasto malissimo. Perché andavo a parlare con l'università e mi hanno risposto: trovati un'università. Questo è stata sicuramente un'esperienza spiacevole, però voglio dire. Però è un indice di volontà di non averli i dati. Comunque in Italia e in Europa non si può prescindere dalla scientificità dell'agire medico, purtroppo, ma anche come garanzia del paziente. Cos'è che non è scientifico per te? No, scientifico significa che comunque quello che produce scienza significa che si basa sui dati. I dati sono in base su delle cose che puoi registrare, puoi verificare, puoi riprodurre, non metodo scientifico. Il dato, esatto. Il dato produce poi il consenso sulla indicazione e sul tipo di trattamento da dare. Ed è questo quello che certo, serve. Ma siamo anche di questo fronte a una popolazione di persone che già la utilizza per le più svariate motivazioni, che se avessero semplicemente il coraggio di dire io la uso per questo e non io la uso perché la sera mi rilasso, perché mi piace. Però io sposterei il compito a chi amministra la sanità e chi la somministra. Quindi amministra e somministra la sanità, paura di essere denunciato perché è una sostanza di stupefacente, non lo farà mai? Sì, però c'è l'indicazione medica. Se l'indicazione medica Medica arriva dal Ministero e quindi tu hai una lista delle indicazioni che devi seguire, quindi ma se tu segui quella cosa lì stai dimostrando la stessa cosa ed è un processo ciclico e la scienza non volte mai. Il Ministero si deve basare per forza sulle pubblicazioni sui dati scientifici, non invento indicazioni. Ma le pubblicazioni dicono anche che è il sistema omeostatico del nostro sistema immunitario, il sistema endocannabinoide, o la scienza dice anche. E questo è un punto di forza. E certo, quello che io ho portato nell'ultimo esame che ho fatto all'ospedale era la spiegazione di come senza il nostro sistema endocannabinoide la nostra vita nemmeno si riproduce, perché non veniamo neanche al mondo. Questo è un dato scientifico. Però se neanche i dati scientifici servono ad avere un minimo di apertura mentale sul Ministero e su chi fa le leggi per capire che è una cosa talmente imbricata nel nostro organismo, talmente importante che potrebbe essere utile e benefica a molte persone perché vogliono i doppi ciechi controllati sulla sclerosi multipla, la gente continua a morire, vedi Alberto? Comunque, voglio dire, esiste la possibilità, e il dottor Grassi l'ha detto, esiste anche il placebo. Quindi questo è importante. Io il placebo lo sto facendo con delle piante normali che avranno lo stesso gusto di cannabis e mi sto attrezzando per i doppi randomizzati controllati. La volontà bisogna poi metterla in atto, no? Perché io se fossi nel dottor Grassi
aprirei le porte del mio istituto che è pubblico e farei venire i pazienti a prendere le cime invece che regalarle alla Guardia di Finanza, non aspetterei l'autorizzazione dello Stato, mi licenzierebbero il giorno dopo, no, però alla fine è per questo che sono ultimo a fare la risa. Un'altra domanda. No, non è una domanda, è una Alessandra è la presidente dei pazienti in pazienti no, cannabis. No, non è una domanda, non ho bisogno di chiedere niente a Simone, ci conosciamo benissimo, collaboriamo, ad oggi collaboriamo fra le due associazioni, io voglio semplicemente dire delle cose e ho sentito purtroppo in queste due ore delle cose che mi fanno veramente stare male e che probabilmente Alberto dall'alto sta piangendo fortemente. La prima è su queste ultime cose, cioè le prime cose che voglio dire sono su queste ultime cose che ho sentito adesso. L'ultima è quella di lasciare agli amministratori e ai medici la decisione sulla cannabis terapeutica. Se la cannabis terapeutica è in questo momento nella tabella dei farmaci, non è certo perché un giorno il ministro Turco si è svegliato illuminato, è perché io e Alberto siamo stati per un anno e mezzo ai piedi del consigliere, della ministra, portando le nostre esperienze in documenti che allora erano disponibili nel mondo, stiamo parlando di oltre 10 anni fa, e da quel processo, dal basso, si è arrivati ad inserire il THC, come ce l'abbiamo adesso nelle tabelle. E altri pazienti hanno ottenuto la prima importazione di Bedroca dall'Olanda, e non certo perché qualche medico è illuminato di nuovo gliel'ha prescritta, ma perché c'è stata una richiesta da parte del paziente. Questo, i medici che in questo momento in Italia ne sanno qualcosa è perché hanno avuto informazioni dai pazienti, non certo perché hanno studiato o fatto studi in doppio cieco o letto le pubblicazioni di PubMed. Oltre a questo abbiamo una sostanza che, come sta cercando di far capire Simone, è altamente variabile non solo nella sua composizione genotipica e fenotipica e delle reazioni soggettive di ogni malato, così come viene considerato ora nella medicina tradizionale, peraltro un numero, un codice a barre, ma è altamente soggettiva all'interno della persona stessa in diversi momenti, giornate. Sì, l'abbiamo ampiamente detto, ma non l'hanno ancora capito evidentemente, nel senso che no, non è una questione di essere d'accordo. Finisco con una cosa molto semplice. Io ho iniziato a curarmi 25 anni fa, quindi non c'era nulla di quello che stiamo parlando. Sentire dire che nella mia città, nel mio ospedale, quello in cui a me curavano nel 1980 con del Gardenale, stanno cercando di utilizzare, forse non in maniera propriamente corretta, tra l'altro, cannabis ai bambini, e sapere che ci sono 22 bambini in cura che hanno una continuità terapeutica assolutamente non garantita e 50 bambini in condizioni gravissime in attesa, e sapere che c'è ancora qualcuno che sta chiedendo gli studi in doppio cieco quando abbiamo le evidenze esperienziali e altri studi da almeno 40 anni in altri paesi, io non posso tollerare. E se fosse, io ho un figlio, se fosse mio figlio, ma non esiterei neanche un secondo, sapendo, soprattutto conoscendo